5 mesi dall'omicidio di Sirolo, in cui perse la vita Clyde Vitri, 23enne di origine albanese, freddato con un colpo di fiocina al petto, la comunità albanese torna in piazza per omaggiarlo e chiedere giustizia. Tra loro anche l'amico Daniele, che Clyde quel giorno stava tentando di difendere. Io, che per me è stato sempre un fratello, c'è stato sempre, sia lui che il fratello ci sono stati sempre per me, e che è ingiusto che una persona come Clyde, con un cuore così, può perdere la vita per una cosa del genere. Clyde, quel drammatico 27 agosto, stava viaggiando in auto con il fratello Xuliano e l'amico Daniele, che era alla guida, e pare che sia stato un rallentamento della circolazione a scatenare l'ira del suo omicida, l'algerino Fatah Mellul, che prima si è scagliato contro l'amico Daniele, poi contro Clyde, che stava cercando di dividerli. Però il fatto che l'ha fatto ci fa capire che persona sia Clyde. Vi conoscevate da tanto? Dove vi siete conosciuti? No, ci conosciamo da tanto e siamo sempre stati molto uniti, ed è per questo che io una cosa solo, la giustizia. Per tutti, Clyde era un ragazzo dal cuore d'oro, troppo buono, incapace di fare del male. Venuto in Italia per lavorare, ha incontrato la morte. Sì, era una persona che meritava tutto questo. Non deve succedere una cosa così, fa veramente male. Un amico grande che è un bravo ragazzo, non ti aspetto mai questa cosa perché lavoro insieme, che lo conosco bene, e lo so che è un bravo ragazzo, non fai una brutta cosa mai. Al corteo, da Piazza Cavour al Passetto, anche istituzioni comunali e regionali. L'obiettivo ora è stimolare un nuovo patto sociale e culturale con giovani di ogni nazionalità per evitare che tragedie come queste riaccadano. Chiediamo giustizia! Giustizia! Giustizia!